ben ritrovati. Oggi vi raccontiamo una storia che farà saltare per aria i riferimenti storici canonici. Se siete pronti e disposti a rimettere in discussione tutto quello che avete imparato a scuola, o quantomeno valutare altre opzioni, ascoltate con attenzione. Altrimenti prendetelo come un racconto di fantasia, se così vi va. Descriveremo in questo capitolo la realtà del regno egizio, Babilonia e il vero ruolo dell'impero romano. Già lo studio di Anatoly Fomenko aveva messo in dubbio la cronologia ufficiale, arrivando dopo lunghi ed elaborati esami incrociati a delle conclusioni incredibili, come il fatto che la storia ufficiale contenesse oltre 1000 anni di vicende inventate o ripetute. Inoltre aveva elaborato l'ipotesi che il regno egizio si fosse sviluppato intorno all'anno 1000 e non prima, e che la prima Roma coincidesse con l'antico regno egizio fondato nel delta del Nilo. Addirittura era arrivato alla conclusione che la Roma italiana fosse stata fondata da Enea nel 1380 d.C. Se tutto questo già vi sembra incredibile, non è ancora niente. Noi siamo arrivati alla conclusione che non sono 1000 gli anni di storia inventata o artefatta, ma sono oltre 3000. Fomenko ha avuto sicuramente delle ottime intuizioni e il suo lavoro è davvero molto apprezzabile. Ora esporremo alcune conclusioni dei nostri studi. L'impero romano, e quindi anche Roma, è stato fondato dagli Egizi nel 1400. Il regno di Babilonia era egizio. Ma andiamo per ordine. Chi erano gli Egizi? Gli Egizi erano una razza che ha colonizzato il nostro mondo intorno all'anno 1000. Si erano stabiliti in uno dei continenti ad oggi a noi sconosciuto, nei pressi del Polo Nord, completamente censurato. Non erano da considerarsi all'epoca una vera e propria civiltà, in quanto non possedevano ancora un sistema elaborato di scrittura. Erano però entrati in contatto con la civiltà più antica, che più volte abbiamo citato e che descriveremo in seguito, dalla quale avevano appreso le conoscenze più profonde e anche la scrittura. Sono divenuti col tempo un popolo evoluto e si sono spostati gradualmente nei territori del Nord Europa, nel Baltico e man mano ancora più giù nel Sud Europa e Medio Oriente. Le vicende descritte da Omero, che Felice Vinci con i suoi studi ha collocato nella zona del Baltico, coincidono con questo periodo e con questa popolazione. Felice Vinci ha avuto anch'esso un'ottima intuizione sui popoli del nord e le sue conclusioni sono verosimili. Infatti Omero ha descritto vicende avvenute poco dopo il 1300 in quelle zone. Quelli conosciuti come Normanni, che sono discesi dal nord e hanno occupato molti territori fino in Italia, sono proprio gli Egizi. In Italia hanno fondato Roma ufficialmente nel 1400. In seguito si è sviluppata la civiltà di Babilonia, che è stata cofondata proprio dagli Egizi, e quella civiltà di cui noi parleremo adesso e ha avuto il suo culmine, e quindi possiamo dire il suo massimo splendore, dal 1500 al 1750 circa. Da Babilonia, gli Egizi, ricordiamo sempre affiancati da quella civiltà più antica dalla quale avevano appreso la scrittura e altre conoscenze, hanno poi creato anche il regno egizio, quello che oggi conosciamo con questo appellativo, ed è iniziata così la successione dei vari re. Il nome Egitto lo hanno preso proprio dalla loro terra di origine, che si chiamava appunto così. Moltissimi dei re egizi nominati oggi non sono mai esistiti, solo una parte, così come molti imperatori romani. Vediamo in dettaglio la loro successione. Il primo re del regno egizio è stato Ptah nel 1405. Ptah coincide con Romolo Augustolo, che quindi era un re egizio e non un imperatore romano. Vi ricorda qualcosa? Remo e Romolo. A Roma non erano presenti né re né imperatori,
Qui era stato creato solo un punto di riferimento per il controllo del territorio, che oggi conosciamo come Senato. Nel Senato quindi non erano romani, ma egizi, e avevano il compito di mantenere il controllo politico. Il controllo centrale era in Egitto. Quindi con Ptah coincidono sia le origini del regno egizio, sia di quello che conosciamo col nome di Impero Romano. Teniamo sempre presente che Babilonia era comunque la patria dei re e con essa hanno mantenuto uno stretto rapporto di vitale importanza, in quanto il fulcro della loro civiltà era proprio Babilonia e, come abbiamo visto nei geroglifici, era spesso richiamata. Il secondo re egizio è stato Ra nel 1500. Ra è stato il più importante perché con lui è stata ufficialmente decretata la nascita del regno egizio. E infatti l'anno zero per gli egizi coincide col nostro 1500. Ra coincide anche con il nome di Traiano, che non è il Traiano descritto ufficialmente, ma un altro. La mummia che è stata ritrovata attribuita a Tutankhamon non è di Tutankhamon, che non è mai esistito, ma di Ra. Lo hanno definito bambino in base all'analisi della mummia, ma in realtà aveva circa 70 anni al momento della sua morte. Ricordiamoci che gli egizi erano di una razza differente dalla nostra ed erano molto longevi, quindi il suo corpo appariva ancora molto giovane. Inoltre la statura media di quella razza era sotto il 1,40 m, quindi ha ingannato anche la grandezza della mummia. Il terzo re egizio è stato Osiride nel 1542. Osiride quindi non era una divinità come sostengono gli egittologi, ma un re egizio. Osiride coincide col nome di Vespasiano. Il quarto re è stato Set nel 1603. Il quinto è stato Horus nel 1632. Il sesto re è stato Thoth nel 1653. Ovviamente era solo omonimo del grande Thoth. Il settimo è stato Maat nel 1693. L'ottavo è stato Anegid nel 1743. Il nono re è stato Ka nel 1763. Il decimo re egizio è stato Snefru nel 1769. Snefru coincide per i romani col nome di Ovidio, che non era stato un poeta, come dicono. L'undicesimo re è stato Cheope nel 1783. E ora viene il bello. Il re venuto dopo Cheope non era più della razza egizia originaria, ma di una differente, Giulio Cesare. Giulio Cesare ha iniziato il suo regno nel 1802 ed è stato il primo ad essere stato appellato faraone. Faraone significa grande. E infatti Giulio Cesare, così come Cleopatra, la moglie, erano molto alti. In molte raffigurazioni lo vediamo rappresentato infatti con proporzioni apparentemente esagerate. Con Giulio Cesare quindi inizia la dinastia dei faraoni fino alla fine del regno egizio. E inizia anche la presenza della razza dei dolicocefali, dei quali parleremo in seguito, che avevano il cranio allungato. Subito dopo Giulio Cesare troviamo il secondo faraone, Augusto. Ha iniziato il suo regno nel 1816. Ora dobbiamo aprire una parentesi. Il Senato di Roma, nel tempo, aveva iniziato a ribellarsi al controllo dall'Egitto e, gradualmente, aveva iniziato a deviare con mire di conquista ed espansione del proprio potere con diverse guerre. Già al tempo di Cheope aveva iniziato una ribellione più incisiva a questo controllo, che ha trovato il suo apice con Augusto. Ricordate quel cartiglio dove ufficialmente si riportava il nome di Nefertari? Ve lo riproponiamo. In questo cartiglio si diceva: subito dopo l'edificazione del regno, nella sua vita, il faraone vedrà comparire una nuova realtà, l'inizio dell'ostracismo nel suo regno. Ora quindi lo possiamo rivelare. Quella frase non era riferita a Nefertari, ma ad Augusto. Quindi Augusto si è ritrovato nel culmine di un attacco diretto da parte del Senato di Roma
nei confronti del controllo dell'Egitto, tant'è che è stato costretto nel 1850 ad allontanarsi e abbandonare il suo regno. Augusto si era spostato successivamente a Roma con Virgilio e qui avevano conosciuto personalmente Dante. Ma questa è un'altra storia. Se vi va, ascoltate lo studio di Giuliano di Benedetti su Dante e vedrete come lui sosteneva che Dante avesse conosciuto realmente i luoghi dove aveva ambientato la Divina Commedia e, aggiungiamo noi, aveva conosciuto realmente anche Augusto e Virgilio. Virgilio quindi è stata per lui una guida reale, di un viaggio reale, avvenuto in un luogo reale. Il 1850 è stato il periodo del cambio di regime, a livello globale, ad opera dell'élite che controllava il mondo, a noi conosciuto all'epoca. Ma questo è un argomento delicato che affronteremo più avanti. Per ora diciamo solo che gli Egizi erano un popolo molto tradizionalista e infatti nell'arco di diversi secoli hanno mantenuto ferma e intatta la loro forte cultura e le loro credenze. Non erano facilmente controllabili e per questo motivo si è deciso di farli fuori dal panorama politico, perché molto scomodi. Subito dopo Augusto ha regnato Ramses, quello conosciuto oggi col nome di Ramses II, secondo, dal 1850 al 1860. Ramses ha regnato in Egitto abbandonando del tutto il controllo su Roma. Dal 1860 al 1868 ha regnato Nefertite. Dal 1868 al 1875 ha regnato Berenice. Dopo Berenice, fino al 1889, ha regnato un altro Ramses, conosciuto oggi col nome di Ramses III. Oramai il regno egizio era molto indebolito a causa di svariati attacchi. Ramses III è stato l'ultimo faraone. Nel 1889 è stato ucciso dai controllori di Roma e si è messo fine al regno egizio in modo definitivo. L'elite di cui abbiamo accennato prima ha orchestrato il grande reset, iniziato in modo incisivo nel 1850 circa e portato a termine a fine del 1800, cancellando la memoria storica e spostando la centralità e l'importanza del controllo geopolitico su Roma. Sebbene sia stato il regno degli Egizi a condurre il controllo per secoli, si è deciso di eliminare storicamente il loro dominio e far risultare ufficialmente che è stata Roma il fulcro di tutti gli avvenimenti decisivi e che questa avesse condizionato la storia degli ultimi due millenni. Questa operazione è stata condotta in modo oculato, vedendo bene di eliminare tutti i documenti e le testimonianze della vera storia e riscrivendone una falsa e più conveniente. L'Inquisizione e il rogo dei libri, per esempio, sono infatti avvenuti a metà del 1800. In tutto questo anche le religioni hanno avuto un ruolo importante e vedremo come tutte quelle più importanti sono state infatti create intenzionalmente tra fine 1700 e inizio 1800. Sicuramente il racconto di oggi vi avrà fatto nascere mille domande e ora non torna più nulla, apparentemente, secondo gli schemi che ci hanno impiantato nel cervello e che sicuramente ora faranno molta resistenza e indurranno reazioni forti. Ma vi invitiamo a riflettere su una cosa. La storia e la cronologia che conosciamo oggi, da dove è uscita fuori? Chi ha riordinato la cronologia ufficiale e chi ha deciso quello che è da considerare storia o mitologia? Fate le vostre ricerche. Dalla nostra ricostruzione quindi abbiamo visto che tutta la storia conosciuta ad oggi, cioè gli ultimi 3500 anni circa, la possiamo ricollocare dal 1400 in poi. Quindi 3000 anni risultano contraffatti e alterati. Buona riflessione. State connessi con noi e condividete.